Via, pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza, via. Ed eccoci tornati all'appuntamento settimanale con Pronti Partenza Via e con la WISP Abruzzo Molise. Questa nostra trasmissione è stata pensata per parlare di sport, per parlare di società, ma per parlare anche di ripartenza, di nuove sfide e nuove opportunità da cogliere. Ed ecco che ci ha raggiunto per parlare di questo con noi in studio l'amico Silvestro Di Berardino. Benvenuto Silvestro. Grazie di avermi invitato e buonasera a tutti. Benvenuto di nuovo, grazie a te per essere qui. E poi abbiamo come ospite in collegamento il sindaco della città di Sant'Angelo. Benvenuto sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Matteo Perazzetti, grazie per aver accettato il nostro invito, sindaco. Prego, un piacere. Bene, ci sentiamo abbastanza bene, ora speriamo vada meglio nel corso di questa puntata. Allora, Silvestro, responsabile regionale tennis della WISP, sì. Abruzzo Molise, presidente del circolo tennis di Silvi e vicepresidente del circolo tennis di Città Sant'Angelo. Insomma, un gran bell'impegno e in questo periodo, diciamo in questo anno difficile che ci ha visti da poco uscire dalla pandemia, avrai dovuto ricominciare un pochino a gestire queste realtà. Ora mi incuriosiva chiederti e sapere, il tennis è una di quelle discipline dove fondamentalmente si gioca prevalentemente uno contro l'altro, quindi non c'è un problema di distanziamento o di contatto. Com'è stato? Cioè, questa disciplina ha sofferto meno delle altre o in modo diverso? Allora, purtroppo con la pandemia e col Covid-19 abbiamo sofferto tutti, dalle discipline sportive, agli imprenditori, all'Italia in generale. Il problema più grande è che purtroppo all'inizio di questa pandemia non si conoscevano bene né come e né perché e pertanto si è avuto questo blocco totale di tutto, che sicuramente ha favorito il fatto che in questo momento l'Abruzzo sia tra le regioni più virtuose sotto questo punto di vista, cioè pochi casi ancora di Covid-19 e soprattutto come dire, poche persone che vengono infettate, quindi questo è sicuramente positivo. Sì, il tennis, noi come Tennis WISP, io intanto come ho ringraziato prima ringrazio Alberto Carulli che è il presidente regionale del WISP che mi ha voluto qui e io sono ben lieto di dire che il tennis avrebbe potuto iniziare sin da subito, perché il distanziamento, stiamo parlando di una struttura che è grande 18x36, due persone giocano, quindi i due metri sono ampiamente come dire, rispettati anche di più. La problematica più grande è che purtroppo lo sport in generale si è fermato e lo sport anche tra virgolette virtuoso, che è il calcio o per meglio dire quello dove ci sono più investimenti e quindi pertanto noi abbiamo dovuto attendere che si sapesse e si chiarisse qual era la ripartenza del calcio per ripartire come tennis. Noi siamo prontissimi, noi abbiamo al circolo tennis Città Sant'Angelo dove io ringrazio il sindaco perché noi stiamo gestendo una struttura che è di proprietà del comune di Città Sant'Angelo, noi l'abbiamo costruita come circolo tennis Città Sant'Angelo ma il suolo è del comune di Città Sant'Angelo e abbiamo sempre avuto da parte dell'amministrazione comunale un supporto eccellente. Noi ci siamo ritrovati purtroppo a vivere una realtà, noi abbiamo concluso a fine febbraio in realtà la ristrutturazione di tutto l'impianto,
che è stato messo a norma da un punto di vista anche di impatto sull'ambiente. Abbiamo messo il fotovoltaico. Parliamo della struttura di Città Sant'Angelo. E abbiamo dovuto purtroppo fermarci, e quindi per noi stare fermi 3 mesi quando invece avevamo già le scarpette per correre, diciamo che è stato un bel problema. E ora chiediamo invece al sindaco, che lo stesso avrà subito purtroppo questo stop, questo arresto forzato, riguardo ad una struttura pubblica di proprietà del vostro comune che appunto era stata appena rimessa a norma, adeguata, ma sulla quale evidentemente appena dopo il Covid o comunque appena c'è stata la riapertura siete dovuti nuovamente intervenire sostenendo altri costi, per esempio per la sanificazione. Vero sindaco? Allora, il problema è che tutto quanto che è venuto post Covid ha ingenerato una situazione surreale, ha significato tutti quelli che potevano essere i nostri piani, sia come amministrazione pubblica, ma sia anche come singoli cittadini, vivere la vita di tutti i giorni. Abbiamo iniziato anche Covid a sanificare quelle che erano le strutture comunali. Adesso dobbiamo nell'ottica di dover cambiare quella che è la nostra visione della nostra socialità, e la socialità passa allo sport. Certo, sindaco, scusi perché qui purtroppo in studio un po' il segnale audio lo perdiamo. Abbiamo capito che cosa ci ha detto, la stiamo seguendo lo stesso, però abbiamo qualche difficoltà. Ora io torno con Silvestro, a cui chiedo, quindi eravate già tutti con le scarpette ai piedi, pronti per partire, però tutti fermi, tutti bloccati. Questione tesseramento a questo punto, perché voi siete comunque delle società, certo, che vivete, vivete, sopravvivete con i tesseramenti. Assolutamente sì, noi siamo ovviamente affiliati all'UISP da vari anni e facciamo attività con la UISP. È ovvio che in questo momento ci siamo dovuti fermare, quindi non solo non abbiamo potuto continuare a fare quelle che erano le nostre attività, i campioni da squadre o comunque l'attività proprio anche scolastica, quella di insegnamento del tennis. Premetto che siamo anche affiliati alla Federazione Italiana Badminton, quindi siamo anche un'ASA sul territorio, le associazioni della FIBA si chiamano in questa maniera, e quindi facciamo attività sia di tennis che di badminton. Per quanto riguarda il badminton, è conosciuto? Il badminton è una disciplina olimpica ed è conosciuto in Oriente, è una delle discipline più importanti. Sì, però qui da noi? Qui da noi è conosciuto poco. Diciamo che qui da noi invece si conosce molto all'interno delle scuole. Noi abbiamo fatto un progetto sempre legato alla WISP e alla Federazione Italiana Badminton, racchette di classe, abbiamo portato nelle scuole elementari di Pineto e di Silvi più di 350 ragazzi ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva, siamo abbastanza contenti di tutto questo. Il discorso legato al tesseramento o alle attività, noi ci siamo dovuti riorganizzare, anche grazie ai DPCM, anche l'ultimo, quello del mese di maggio. Siamo riusciti ad attrezzare velocemente un centro sportivo estivo, lo avevamo già organizzato lo scorso anno, quest'anno oltretutto abbiamo avuto la certificazione CONI come EduCamp, quindi siamo un centro tecnico del CONI estivo e stiamo avendo un buon successo. La nostra è una volontà di far sì che i ragazzini, dopo 3 mesi che sono stati abbandonati dentro le case, perché purtroppo davanti alla PlayStation, ad oggi possano rivivere la socialità, la libertà. Anche lo sport di base, reinnamorarsi insomma del movimento. Assolutamente sì, e stare all'aria aperta, questa è una cosa fondamentale che anche i DPCM hanno più volte perorato, dicendo che i bambini non devono stare all'interno di case o di strutture chiuse, ma dobbiamo stare all'aperto. Ce l'abbiamo già fatti stare troppo tempo. Assolutamente sì. Allora sindaco, l'estate è arrivata, parliamo di centri estivi e parliamo anche di centri estivi che voi nella città di Sant'Angelo avete pensato di mettere in campo con una sorta di gestione diretta, o come? O con un affidamento? Allora,
Allora, noi, così come diceva bene il Presidente, noi nella stessa maniera e sullo stesso solco di cui si parlava prima, abbiamo sono stati a prediligere quelle che erano le attività all'aperto. E proprio queste attività abbiamo voluto organizzare in collaborazione con una cooperativa di diretto nostro controllo per poter riuscire a dare quella spazieratezza che giustamente oggi i ragazzi, i nostri bambini che hanno sofferto questa chiusura forzata, questo lockdown, l'ho voluto dare tanto quelli che sono i parchi e le strutture scolastiche della nostra città. Questo perché in maniera potevamo riuscire a fornire un servizio innovativo per Città Sant'Angelo, perché è la prima volta che a Città Sant'Angelo che si effettua una colonia estiva e speriamo di poterla ripetere anche il prossimo anno, anche i prossimi anni. Va bene, però mi sembra di aver capito, correggetemi se sbaglio, che ci sono due centri estivi o comunque due cose un po' diverse, una condotta messa in campo dal comune e una invece messa in campo da voi, no, Silvestro? Ma sì, questo è lecito. Io ho detto, No, allora, assolutamente, però mi sì. chiedo, ma i bambini poi dove li troviamo? Ce ne sono veramente così tanti per poter soddisfare entrambi? Allora, sì, do io una risposta Sì, rapida. poi la chiediamo anche Sì, al sì, sì. sindaco, ovviamente. Io, noi come associazione sportiva abbiamo fatto una richiesta all'amministrazione comunale, la quale ci ha dato anche il patrocinio del nostro centro estivo. E abbiamo ulteriormente detto e chiesto che volevamo accedere, per quanto fosse possibile, a dei fondi che erano, come dire, nazionali, stanziati proprio per questo tipo di attività, centri estivi. Anzi, bonus babysitting e centri estivi. E poi ci sono stati questi 150 milioni di euro che il DPCM ha messo sul tavolo, dando la possibilità ai comuni di organizzare in proprio o in associazione con altre associazioni, anche private, i centri estivi. Noi diciamo che quello che facciamo piuttosto è sport, l'educamp è un'attività Assolutamente. sportiva, facciamo anche attività ludico-ricreativa con esperti in materia, facciamo musica, facciamo attività creative, artistiche e Tipo creative, pittura, insomma, sì, scultura, tutte robe queste così. cosine qui per far sì che i bambini siano, come dire, spensierati, veramente che non pensino alle problematiche. Io questa mattina ho visto, lo dico qui perché c'è anche il sindaco, un bambino che ha perso il papà per il Covid, questo mi si è stretto un po' il cuore perché vedevo la mamma completamente spaesata in questa situazione, il bambino abbastanza preoccupato, però dopo una mattinata è andato via contento, la mamma mi ha mandato un messaggino di ringraziamento e domani sarà, anzi lunedì sarà nuovamente con noi. E io volevo spezzare, anzi chiedere al sindaco se in qualche maniera riuscivamo a collaborare anche da un punto di vista economico, perché molte famiglie che forse potrebbero, ma non hanno, perché il Covid ha creato notevoli difficoltà anche economiche, anche e soprattutto ai liberi professionisti. Adesso ci vuole, per accedere diciamo, ai servizi sociali ci vuole l'ISEE. L'ISEE bisogna avere un ISEE basso, ma l'ISEE dell'anno 2019, l'ISEE di dicembre 2019 tutti hanno l'ISEE abbastanza alto, adesso hanno problemi Eravamo, economici. diciamo, tutti Quindi, operativi, assolutamente lavoravamo sì, quindi ancora. Vabbè, se un aiuto come ha fatto il comune di Silvia, adesso mi riallaccio perché è una questione di adesso i ieri, circoli sono lì, sì, semplicemente, una questione di certo. ieri, è uscito un bando del comune di Silvia in cui il comune di Silvia, pur avendo avuto circa 40.000 euro in questa suddivisione dei centri estivi, ha fatto un bando e ha messo a disposizione circa 24.000 euro a disposizione della collettività per scegliere in qual centro andare a fare attività. Allora, chiediamola al sindaco. Sindaco, ma è possibile aiutare con questi bonus in realtà poi i bambini, perché questo è un ritorno appunto per i Sì, bambini, certo, per le assolutamente. famiglie, laddove diciamo in un qualche modo voi avete ancora capienza di questa somma che vi è stata elargita, vi è stata inviata dallo Stato, sostenendo appunto poi questi circoli, queste ASD che a loro volta fanno campi estivi? Allora, partiamo dal principio. Le basi su cui si sostengono le due colonie sono totalmente, diciamo, hanno delle differenze. Diceva prima il Presidente,
loro colonia ha uno sfondo più ludico sportivo, mentre la nostra ha un senso più ludico senza aggregazione dello sport. D'altra parte, sicuramente i fondi che sono stati dati dallo Stato verranno poi successivamente in un conto fatto mediante un bando anche dare contributo alle associazioni che si sono spese per organizzare questi servizi alle famiglie. Bene dice che il Presidente afferma che oggi la grande difficoltà che noi oggi abbiamo è riuscire a scoprire la fascia mezzo che l'anno scorso stava bene e invece oggi con la partita IVA, con il lockdown, oggi invece va in sofferenza anche economica. Beh, assolutamente, ma sicuramente questo è un qualcosa, è una prerogativa che riguarderà un po' tutta l'Italia, un po' tutte le città, cittadine, comuni d'Italia. Se ci dobbiamo ancorare a un criterio oggettivo che è l'ISEO, è ovvio che quello riferito al 2019 è oggettivamente diverso da quello che poi, ahimè, abbiamo maturato tutti fino a giugno di quest'anno. Però ciò non di meno i bonus che appunto vengono erogati ai comuni perché loro devono gestire e amministrare questo denaro, laddove non utilizzati con un'offerta anche più completa, sicuramente la vostra, ma Silvestro è stato il primo a dirlo, può essere rigirata per dare una mano perché tanto poi il sindaco, come diceva lei in un'intervista, in realtà non è altro che uno che ama il suo paese, il suo territorio e conosce la sua gente, quindi poi ci si conosce. Non c'è bisogno solo di andare a fare riferimento all'ISEO per capire dov'è che sono le grandi difficoltà. Assolutamente no. È proprio in questo che voglio dire, mi permetto di interromperla, Prego, prego. che proprio con il Presidente noi cercheremo sicuramente di sì che questa collaborazione, perché lo dico, tantissime famiglie oggi non hanno questa assistenza e la richiedono anche per tutta l'estate, quindi l'interazione tra le due realtà può essere soltanto un'offerta maggiore alle famiglie. Bene, Silvestro, allora Io sono contentissimo, mi aspettavo, ne abbiamo parlato così del centro estivo perché ho te l'ha parlato di detto quello che fa, quindi pubblicamente, ce l'ha detto in sono molto, no, trasmissione. no, sono molto contento, non avevo dubbi, il sindaco di Città Sant'Angelo è una persona dinamica, presente sul territorio, una persona assolutamente che è attento a tutte le problematiche, ha capito perfettamente quali sono le problematiche attuali e soprattutto quali sono le problematiche dei genitori che si trovano, questi bambini che di 4-5 anni che non riescono ad andare via dalla gamba della mamma, ma che poi quando riescono diventano dei super sportivi, ludici, qualsiasi cosa. Noi Autonomi. Il sì, autonomi, quindi sono assolutamente contento, speriamo di collaborare al sindaco che abbiamo massimo. ospite oggi è un sindaco che ama definirsi creatore di obiettivi continui, no? Vero sindaco? Lei si fissa obiettivi, realizza obiettivi, si pone altri obiettivi, giusto? No, io me li fisso, poi realizzarli bisogna vedere. Vabbè, ce la mette tutta, però le Sì. facciamo i nostri complimenti e le diamo atto che, insomma, nel suo primo anno di amministrazione di questa prima legislatura ha affrontato due emergenze che devo dire che sono di tutto rispetto. Una esageratamente complicata, ma l'altra del tutto imprevista e imprevedibile. Per poter fare autonomia. Ti voglio dire che non mi ricandiderò nei prossimi 5 anni, così evitiamo qualsiasi altra catastrofe. No, 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 ma poi io volevo dire una piccola, così ci facciamo anche una piccola risata, però ci rendiamo conto della, diciamo, della professionalità del sindaco. Io ho avuto un problema quando c'è stata una enorme pioggia ed è stata proprio sotto il Covid. Ricordo che lo chiamai per fargli vedere delle problematiche che avevamo. La mattina successiva era sul nostro campo ed aveva tanti impegni, perché mi immagino che cosa possa essere un momento di Covid e soprattutto alla cittadinanza che era completamente sbandata. Quindi lo ringrazio pubblicamente del fatto che sia stato con noi subito ad interessarsi del nostro problema. Infatti il sindaco dice che ogni sindaco ha 1.000.000 e uno in più di problemi ogni giorno, ogni minuto che passa. Quindi ognuno, lei sostiene che ognuno deve essere delegato e competente per fare quello che deve fare, perché i sindaci devono ovviamente fare altro. Poi Esatto.
Poi volevo soltanto dire una cosa, perché sul territorio di Città Sant'Angelo il nostro centro è un centro CONI, cioè omologato CONI. Non so quanti centri in Abruzzo siano omologati dal CONI, e questo grazie all'amministrazione comunale e al fatto che noi abbiamo ristrutturato il nostro circolo proprio facendo sì che il CONI lo omologasse. E allora, siccome siamo verso la conclusione della puntata, noi intanto facciamo l'encomio al sindaco, perché è un centro omologato CONI, non sappiamo se ce ne sono altri, ce ne saranno, ma saranno molto pochi qui in Abruzzo. E volevo ringraziare il sindaco per aver accettato il nostro invito e aver partecipato a questa conversazione, per essere stato insieme a noi. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'invito. Ci risentiremo prossimamente per parlare di qualche altra cosa, quando avremo qualche altro obiettivo da vedere un po' se è stato raggiunto, va bene? Grazie di nuovo. Va benissimo, Silvestro. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie a voi per essere stato qui, e grazie a voi amici e amiche che ci avete seguito da casa, e ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata. Via, pronti, partenza, via, si va per mare e monti, partenza, via, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, si va per mare e monti, via, pronti, partenza, via, si va per mare e monti, partenza, via, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, si va per mare e monti, via, pronti, partenza, via.